Altissimo, onnipotente, buon Signore, tu è sulle laude, la gloria e onore, e donne e benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, e te nullo omo e ne digno tementovare. Con i versi del Cantico delle Creature di San Francesco vi saluta Orazio Coclite che vi parla, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Basilica Superiore di Assisi. Immersa nel verde del Monte Subasio, la città umbra ci accoglie per la solennità del Santo Patrono d'Italia e ci ospita nella sua dimensione di silenzio e di pace. Qui tutto parla di Francesco. Le colline, le case, i simboli della fede, ogni mattone degli edifici sacri e civili, così come i fedeli che vi giungono in pellegrinaggio, sono un libro aperto sulla vita del Serafico. Ci narra del poverello di Assisi la meravigliosa cattedrale di San Rufino, dove Giovanni Bernardone ricevette la luce della fede, luogo del battesimo che Francesco realizzò nella sua vita e nella vocazione a riparare la sua casa. Poco più in là è la chiesa intitolata Santa Chiara, sorella nella fede e compagna di viaggio, a continuare il racconto straordinario dell'infinitamente piccolo e a narrare quella preghiera talvolta difficile davanti al crocifisso di San Damiano che ispirò il giovane santo e riempì di senso e valore simbolico l'idea di edificare la chiesa. La feconda relazione con i fratelli, scandita da momenti di incontro e attività e da periodi di meditazione e solitudine, è descritta dall'eremo delle carceri. L'atmosfera che avvolge il santuario ricorda ancora i tempi di preghiera e di raccoglimento di Francesco e dei suoi compagni che, nelle grotte della zona, si allontanavano volontariamente dal mondo per permettere a Dio di trovare spazio libero nel loro cuore. E tornando a valle, alla fine del centro abitato, che si realizza la beatitudine del Serafico nella chiesa a lui dedicata. La basilica è un inno di lode a Dio per la vita del santo di Assisi e si mostra ai fedeli che accorrono da tutto il mondo con la semplicità della facciata romanica e dei caratteristici elementi gotici che l'adornano. Lo slancio delle eleganti merlature accompagna lo sguardo verso l'alto per rendere gloria al Re, all'Onnipotente, all'Altissimo, al Sommo Bene. Ed è con questo spirito che ci apprestiamo a vivere la solenne concelebrazione eucaristica, durante la quale verrà offerto l'olio che alimenta la lampada sulla tomba di San Francesco, accesa giorno e notte. Ad esprimere la preghiera di tutto il popolo italiano, quest'anno sarà la Regione Sicilia. Presiede l'Eucaristia Monsignor Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Celebrano con lui i Vescovi della Sicilia, il Vescovo di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino,
e i ministri generali e provinciali delle famiglie francescane. Il servizio liturgico è prestato dai novizi dei frati minori conventuali, guidati da Fra Pancrazio Faiella. I canti sono eseguiti dal coro della Cappella Musicale della Basilica, diretto dal maestro padre Peter Hard. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ed ora ascoltiamo il saluto del custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Il Signore vi dia pace. A nome dell'intera comunità francescana che custodisce questa basilica, con le stesse parole di San Francesco d'Assisi, saluto voi qui presenti e voi che ci seguite attraverso la diretta televisiva. Saluto tutte le autorità civili, militari e religiose presenti a diverso titolo e voi, cari pellegrini della Sicilia, che oggi affollate non solo la Basilica, ma anche le piazze e le vie di Assisi. Siete venuti davvero in molti, ben preparati a partecipare a queste giornate di festa e di fede attorno a San Francesco, testimone dell'amore e della tenerezza di Dio, della fraternità con tutta l'umanità e con l'intera creazione. Oggi donate l'olio che farà ardere per tutto l'anno la lampada posta presso la sua tomba, a dire tutto l'affetto che portate per lui, tutta la fede nella sua intercessione. Ho molto apprezzato la scelta di raccogliere l'olio coinvolgendo tutte le comunità, anche le più piccole e remote. Questo senso di comunione è ben presente nella vostra storia. La Sicilia è sempre stata crocevia di popoli che hanno plasmato la vostra ricchissima cultura e hanno lasciato i segni delle loro civiltà nell'arte, nella religiosità, nei costumi, nella cucina, nel temperamento, in una feconda sintesi tra il lavoro umano e la grande bellezza e varietà della natura. Da sempre la Sicilia è terra ospitale. Oggi lo è anche con i migranti che giungono numerosi sulle sue coste in cerca di una vita più dignitosa. È certamente una sfida del nostro tempo che occorre gestire con lucidità, ma anche con la pratica profetica della fraternità che San Francesco ci ha insegnato e che certamente può contribuire ad affrontare anche tante altre problematiche come quelle della siccità, della criminalità organizzata, del lavoro, dell'economia. Chiediamo perciò a San Francesco in questa celebrazione di intercedere per tutti noi, per la vostra regione e per i comuni dell'Italia intera che voi qui oggi rappresentate. Ancora di cuore, il Signore vi dia pace. E dà inizio ora il rito dell'accensione della lampada. Reverendissimo Padre, le chiese che sono nella regione Sicilia, pellegrine ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia, le chiedono di benedire quest'olio per riaccendere la lampada votiva dei comuni d'Italia, perché arda presso la tomba del tutto serafico in ardore, come segno di fede
e gratitudine al serafico poverello. Ed ora il vescovo benedice l'olio. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito, sia balsamo e forza. Sia gioia per i poveri e speranza per tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. E il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, si appresta a versare l'olio nella lampada che sarà poi collocata sulla tomba di San Francesco. Un diacono accende ora la fiammella che il vescovo consegna al sindaco di Palermo. Riaccendi la lampada votiva al santo patrono d'Italia, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente. Dopo aver acceso la lampada, riprende la parola il sindaco di Palermo. Ascoltiamolo insieme. Grazie. A nome del popolo italiano, rinnovo a te, frate Francesco, l'offerta dell'olio, riaccendendo la lampada votiva. Con questo simbolico gesto esprimo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploro la tua costante protezione. Vigila, Francesco, fratello santo, sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia, rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. E il vescovo accetta l'offerta dell'olio. Francesco, viva immagine del Cristo, patrono d'Italia, l'offerta dell'olio per la lampada votiva che i comuni della regione Sicilia rinnovano a te. Fa che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità per il bene e la pace di tutti. Per Cristo nostro Signore.
Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo. Come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura.
e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. Siamo in questa basilica, pellegrini di quell'immagine di Cristo povera e umile che è Francesco, perché vogliamo seguirne le orme che con sicurezza ci rendono veri discepoli del Divino Maestro. Venuti dalla Sicilia, siamo una porzione di italiani che cerca in questo frate del Medioevo un sicuro orientamento per il proprio cammino lungo una strada che appare piena di insidie. L'olio che portiamo in dono raffigura noi stessi,
perché esprime il nostro desiderio di rimanere vicini a Lui nelle sue spoglie mortali qui custodite, per attingere alla sua ispirazione spirituale conservata dai frati e non smarrire la giusta direzione. Infatti, conoscere semplicemente San Francesco, disse il monaco Thomas Merton, vuol dire comprendere il Vangelo e seguirlo nel suo spirito sincero e integrale, e vivere il Vangelo in tutta la sua pienezza. Ai Galati, Paolo indica quale sia il segno discriminante della novità evangelica rivelatasi in Cristo Gesù. È un segno scritto pur esso nel corpo, non però alla maniera del segno di Mosè, quello della circoncisione, bensì tramite le stigmate del crocifisso. Esse affondano e abbracciano la totalità della persona, segnandone il valore della donazione piena. Lo stesso Paolo condivide questo segno nel proprio corpo per denotare l'appartenenza al Vangelo di Cristo, schiavo del Vangelo, come egli si definisce. Questo segno fu concesso anche a Francesco 800 anni fa, quando nel crudo sasso, intra Tevero e Arno, da Cristo prese l'ultimo sigillo che le sue membra 2 anni portarono, secondo la descrizione di Dante nella Commedia. Così fu noto a tutti quanto egli fosse intimamente unito al Signore, il quale lo rendeva partecipe della propria donazione amorosa per l'umanità, e sigillava la missione di Francesco di ricostruire la sua sposa, la Chiesa. Per quanto la crocifissione susciti in noi un senso oscuro di sofferenza, in Paolo come in Francesco, l'unione con il crocifisso emana levità e gioia, purezza e luminosità, quella della nuova creazione, una creazione non più schiava del peccato, ma libera dalle violenze, dai soprusi, dalle invidie e dalle guerre. La nuova creazione è fraternità, perché nasce dalla riconciliazione operata dal crocifisso. San Matteo privilegia nell'inno di giubilo raccolto dalle labbra di Cristo la mitezza e l'umiltà. Il Re dell'universo si presenta con le qualità che ricordano il servo sofferente di Isaia, inviato da Dio ad annunciare ai popoli la liberazione e la misericordia. Con mitezza Cristo chiede a noi, mendicante di amore, di assumere il suo giogo, soave e leggero, perché solo in esso troviamo ristoro. Il riferimento è al cammino verso la sua Pasqua di morte e risurrezione, a cui egli invita alcuni perché testimonino ed espandano nel mondo il perdono e la pace. È il compito della Chiesa, sul cui volto splende la luce di Cristo, a partire dal quale vuole irradiarsi su tutte le nazioni. Come non accostare la contrapposizione tra sapienti e intelligenti con piccoli al continuo definirsi piccolino di Francesco, con la conseguente scelta della minorità fatta per sé e per i suoi frati. Così
e gli scrive nella regola non bollata: tutti i frati, in qualunque luogo si trovino, presso altri, per servire o per lavorare, non facciano né gli amministratori né i cancellieri, né presiedano nelle case in cui prestano servizio, né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che porti danno alla loro anima, ma siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella stessa casa. Sembra la scelta della subordinazione nei confronti di ogni persona, per scendere alla radice della riconciliazione da cui sgorga la pace vera. I padri della Repubblica, di tradizioni culturali e fedi diverse, i governanti e il popolo italiano hanno ben colto il nocciolo di questo messaggio, accogliendo Francesco quale patrono d'Italia, dichiarato tale da Papa Pio XII. Noi, italiani tutti, desideriamo così attingere alla sorgente della pace e della concordia per berne direttamente e diffonderla. Siamo consapevoli di non essere qui ad Assisi dinanzi a valori, per quanto alti e preziosi, come la concordia e la fraternità. No, siamo dinanzi alle spoglie di un uomo con un vissuto che lo rende eccellente testimone e profeta che indica la sicura via della pace. Forse potremmo arrischiare di dire che non riusciamo nell'odierna convivenza sociale ad accogliere il migrante, a frenare la violenza, a curare i poveri e i deboli, a espungere il malaffare, proprio perché non riusciamo a raggiungere la sorgente dei valori, cioè il perdono e la riconciliazione, l'umiltà e la mitezza. Se il risanamento non accade nel profondo delle radici, non vedremo mai i frutti dell'albero. Cristo crocifisso e Francesco, piccolo e stigmatizzato, hanno raggiunto il fondo, risanando e inaugurando la nuova creazione. Noi, discepoli e pellegrini, siamo qui con i nostri governanti e amministratori a chiedere umilmente l'acqua di questa fonte, fiduciosi che Cristo, per intercessione di Francesco, la riversi abbondante su di noi e sull'Italia intera. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, Dio nostro Padre suscita profeti e santi in ogni tempo, riconoscenti per il dono di San Francesco icona di Cristo povero, eleviamo unanimi la nostra invocazione. Preghiamo insieme e diciamo: santifica la tua Chiesa, Signore. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per la Chiesa, sull'esempio di San Francesco, sia nel mondo segno e strumento credibile della grazia del suo Signore, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per coloro che ci governano, abbiano a cuore la vita delle nuove generazioni e di chi vive nella povertà, attuando politiche per il bene comune, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per i popoli in guerra, per intercessione di San Francesco, sia assicurato ad ogni popolo la giustizia e la pace, e si avviino processi di riconciliazione, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per le vittime delle mafie, il Dio della misericordia conceda la sua visione beatifica e a quanti operano il male il dono della conversione, preghiamo. Santifica la tua Chiesa, Signore. Per questa comunità radunata attorno all'altare del Signore, l'ascolto della parola e il nutrimento del pane eucaristico sia sostegno per il cammino e rinsaldi il vincolo di comunione tra le nostre chiese, preghiamo. Santifica. Perché per intercessione del Beato Francesco il Dio conceda a sorella Pioggia la nostra assetata Sicilia, preghiamo. O Padre, ascolta le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco la nostra vita sia un rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Oh.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stigmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio
per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo, il Vescovo Antonino che presiede, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. In questo momento di raccoglimento con Gesù e Eucaristia nella Basilica di San Francesco, vogliamo fare nostra una straordinaria preghiera di lode a Dio, l'Altissimo, del poverello di Assisi. Un inno di adorazione a abbandono totale, espressione di una profonda intimità con il Creatore e di un cuore che vive in costante rendimento di grazie. Una preghiera semplice, ma densa di spiritualità. Tu sei santo, Signore, solo Dio, che opere cose meravigliose. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei quiete. Tu sei temperanza, tu sei tutta la nostra ricchezza e sufficienza. Tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. Questo è il cuore di San Francesco, un'anima innamorata di Dio che in tutto vede il riflesso dell'amore divino.
Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A conclusione di questa celebrazione eucaristica, vogliamo ricordare le parole di San Francesco d'Assisi. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Francesco è stato sicuramente un uomo di armonia e di pace. Un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura. Un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato. Da questa città della pace e alla scuola del poverello di Assisi impariamo allora la cura del creato. Preghiamo e lavoriamo perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare, perché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si resuscita a vita eterna. Termina qui per il momento il nostro collegamento da Assisi, dove torneremo a collegarci tra breve per seguire i discorsi dei rappresentanti delle istituzioni. Vi salutano intanto Orazio Coclite, che vi ha parlato, il regista e responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Simone Chiappetta e Michele Totaro e la squadra RAI di riprese Esterna 1 di Milano. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti una buona giornata e buona festa di San Francesco.